Ma sta ballando. Eh sì, giusto per ricordo, eh. Buttata! No, vabbè, raga. Coincidenza? Questo particolare è una coincidenza? Io non credo proprio. Con quel che è successo prima, non credo proprio. Abbiamo distrutto quel prototipo e ora si trova nel cestino, nella spazzatura. Io credo che non sia una coincidenza. Oltretutto si trova anche Banzo Buggy, Bunny. Quindi un altro boss che abbiamo sconfitto. Qualche boss, cioè è stato un boss precedente comunque. Una cassetta. Questa come la vediamo? Ah, ecco. Ah, perché quello era caduto, quindi. Log code 08502. In relation. Experiment 1006. The prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Sono andato sulla wiki di Poppy Playtime. Questo è quello che dice lo scienziato in relazione esperimento 1006, il prototipo. Questo qui è quello che ci è comparso davanti e che ha preso il cadavere di Mommy Longlegs, noto anche come esperimento 1006 o artiglio nella sua forma di placca. Ah, quindi questo è tutto. Pensavo fosse una parte. Giusto per non spoilerare, si presume che sia l'antagonista principale di Poppy Playtime. Si teorizza che il prototipo prenda parti di altri giocattoli in giro per la fabbrica e li renda parte di lui, molto probabilmente per aggiornarsi e aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi. Poiché l'artiglio sembra immediatamente prendere i resti di Mommy Longlegs dopo la sua morte e la porta si apre per il protagonista senza altra causa, è possibile che il prototipo stia attivamente aiutando il giocatore a progredire attraverso la fabbrica e uccidere gli altri esperimenti per se stesso da assimilare. Vuole diventare a quanto pare sempre più forte, magari, boh, avere un aspetto migliore invece che solo un braccio. Magari lui ha un laboratorio, diciamo così, dove lì prende i pezzi, costruisce, per il momento sta solo montando, ma su di sé no. Non sta montando su di sé. Ovviamente, visto che ci siamo, finiamo. Abbiamo visto la cassetta. Andiamo avanti. Ora. Oh mio Dio, come si è aperta. La prima porta in assoluto che fino ad ora si è aperta in quel modo. Ah, ma questa è la stazione. Bene, in effetti l'avevo capito. Abbiamo finito tutti e tre i giochi. Purtroppo, Mommy Longlegs è morta. Questa porta si potrebbe aprire? Oh! Ma sta ballando. No, è legata.
3241. È libera. Aspetta un attimo che controllo. Ok, questo è il numero, o almeno questo è l'ordine. Fino ad ora, in effetti, abbiamo incontrato questi tre. Abbiamo incontrato Mommy, Fughi e Bunny. Ci sono tanti altri che non abbiamo ancora incontrato. Per dire, alla fine, queste sono immagini. Cioè, per questo qui non c'è nemmeno il bruco. Did you kill her? Good. I'll board the train. We need to leave. Ma io ci sono riuscito. È qui? Ha aperto lei la porta, ok. Dove andiamo? Esattamente. Vabbè, dai, lo scopriremo presto. Ma che what? Come ti sei fatto male, scusa? Ok, siamo scesi. Ma là dentro c'erano due leve. Ma perché dobbiamo avere due leve? Dobbiamo entrare e guidare il treno. Sì, bello che... Rosso. Giallo. Rosso. Quindi ora devo fare 3. Quattro, uno. Ok. Signori passeggeri, mi raccomando, se avete il biglietto, datelo al controllore, se no vi butta fuori. E quindi diventa un buttafuori. Bisogna avere il biglietto, bisogna pagare. Se no... Con quella non ci faccio niente. Oddio, cosa sta succedendo? Mi domando cosa... So scared she put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you are capable. We will. What if... Cavolo è successo? Ma dove stiamo andando? Oddio. Dovremmo rallentare. Per l'appunto. Come faccio? Porca miseria. Mi sembrava andare troppo veloce, in effetti.
Capitolo 2. Terminato anche questo. Finisce così, con il treno che esce fuori dai binari, noi che sveniamo, o almeno il protagonista che sviene. Con Poppy che dice che grazie a noi è libera, ma questo era più che scontato. Sta diventando sempre più interessante questo gioco. Poi, oltretutto, noi che ci troviamo in una fabbrica di giocattoli e giocattoli così, prendono vita. Cioè, prendono vita. In realtà abbiamo scoperto che sono degli esperimenti. Anche per come vengono classificati. Quindi, prototipo numero 1006. Anche il secondo capitolo mi è piaciuto molto. Abbiamo conosciuto altri personaggi, altri mostri, ma devo dire che per come vengono classificati possono essere definiti degli SCP, ovvero queste creature non identificate che sono state create da un gruppo di persone, quindi sono personaggi fittizi, non sono reali, quindi non sono realmente esistiti o non esistono realmente, nati da queste creepypasta, quindi storie dell'orrore, anche se non tutte le storie sono di genere horror, alcune sono di genere fantascienza o thriller o fantasy. Comunque, per come vengono classificati, potrebbero quasi essere degli SCP o comunque una cosa simile, ascoltando le varie videocassette, abbiamo scoperto che in realtà non sono proprio giocattoli, o almeno non erano nati come giocattoli, cioè erano nati sì per essere giocattoli, ma in realtà sono qualcosa di più, purtroppo. Anche se non c'è stata una videocassetta per Oogie Boogie, una di presentazione. Vabbè, non sarebbe l'unico. Ogni volta che vincevamo un minigioco, Mommy Long Legs, diventava sempre un po' più nervosa, ma perché cioè lei è proprio una delle sue caratteristiche. Tende a mascherare le sue frustrazioni con una facciata amichevole, infantile, per nascondere la sua rabbia crescente. Anche infame, abbastanza, perché quando stavamo giocando al Musical Memory, aveva anche manomesso le macchine, comunque il sistema. Stavamo rischiando di brutto. Sembra che Mommy Long Legs temesse profondamente un particolare esperimento, l'esperimento 1006. Alcuni sono antagonisti principali, altri sono secondari. Altri, ancora più secondari, come lui. Cioè, semplicemente è stato un ostacolo da superare. Questo secondo capitolo mi è piaciuto davvero tanto. Mi sta incuriosendo sempre di più la lore che si trova dietro. Peccato aver saltato due videocassette, anzi. Ecco dove stava, in mezzo agli scaffali. Non ci posso credere. Rich, where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place until they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program. On brand. It's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't fight stupid hockey boxes! Rich. Oh, you're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. C'è lì stava quella rosa. Oh, vabbè.
So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. factory? Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. No. Ci ho trovato la cassetta, ma vabbè, questa era facilissima, si trovava per terra, bastava vedersi per te. Qui stava la vabbè. 006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. Quindi ce lo presentavano già qui. Scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science, whether those who are beneath us understand it or not. End of... Mancato la televisione, cioè ho fatto il contrario. Abbiamo mancato questa qui, quella celeste, cioè Ciano. Cioè proprio qui. E io che ero salito sopra la scala perché pensavo si trovasse sopra. Well, it finally happened. After years of being ignored, the company actually heard all my complaints. Yep, they listened. Very careful. I guess my words must have really inspired them to take action. Because the next day I got demoted down here. To the freaking island of misfit toys! Why do I talk to myself? Detto ciò, io spero che anche questo capitolo mi è piaciuto. Mi piace tantissimo lo stile. Il character design, anche la scelta di ambientarlo in un certo periodo e che possiamo capirlo proprio anche dai filmati e dal fatto che si usano le VHS. Ho letto un po' delle informazioni anche riguardo a questo prototipo, al prototipo che vedremo molto probabilmente nel terzo capitolo. Ora, chissà quanti capitoli avrà questo gioco, che uscirà nel 2023, non si sa quando di preciso. Anche su questo ci sarà una bella attesa per vedere cosa combinerà Poppy, cioè che intenzioni ha. Se all'inizio aveva delle intenzioni positive perché l'avevamo salvata, l'avevamo liberata, si sentiva libera, voleva anche aiutare il giocatore. Alla fine è cambiata da così a così. Spero che questo secondo capitolo vi è piaciuto, come è stato per il primo. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Ai prossimi video, e per quanto riguarda Poppy Playtime, al terzo capitolo